Infatti, determinare quali sono i parametri ottimi non è una scelta oggettiva, ma l'ottimo si ottiene rispetto ad una certa idea che dell'ottimo stesso si ha. In questo caso vi presento anche il metodo della massima verosimiglianza. In che cosa consiste il metodo della massima verosimiglianza? Invece di considerare la probabilità di una singola misura, prima considerate in effetti la probabilità di una singola misura, cioè volta per volta, e poi cumulavo le probabilità. Considero le probabilità dell'intera serie che io misuro, H1, HN. E la considero in funzione dei parametri. E quindi questa è la probabilità di ottenere la misura che abbiamo osservato in funzione dei parametri. Il metodo della massima verosimiglianza enunciato in un certo modo porta a cercare quei parametri che rendono massima la probabilità della serie di dati che abbiamo ottenuto. Questa probabilità come si esprime? Beh, è una probabilità congiunta questa di n elementi rispetto al concetto di probabilità congiunta che abbiamo espresso nelle lezioni introduttive, che comunque a voi dovrebbe essere già noto. Se facciamo l'ipotesi che gli eventi sono indipendenti, possiamo presentare una probabilità congiunta come il prodotto delle probabilità dei singoli eventi. Anche questa è una nozione che vi è nota. La probabilità congiunta di due eventi distinti è in generale un'espressione che può essere complessa. In particolare è descritta per esempio da una funzione bivariata, quindi di due variabili, che può avere la sua forma complicata. Però se gli eventi sono indipendenti, la posso esprimere come il prodotto delle probabilità dei singoli eventi. Quindi con una produttoria che va da 1 ad n della probabilità del singolo evento. Poi naturalmente l'ipotesi che io farò qui anche è che la probabilità di ogni singolo evento, e che in effetti qui non ho distinto perché in teoria ogni singolo evento successivo potrebbe essere pescato da una distribuzione di probabilità differente. Cioè potrei prendere per dire una gaussiana per il primo elemento, una curva gamma per il secondo, una curva di Gumbel per il terzo, volendo così fare un po' l'originale. In realtà qui assumo anche che ovviamente la distribuzione di probabilità sia sempre la stessa. Questa è, ripeto di nuovo, una funzione dei parametri. In realtà sono i parametri che noi vogliamo trovare. Quindi, da un certo punto di vista, noi vorremmo riuscire a calcolare qual è la probabilità di avere certi parametri assegnati ai dati che noi abbiamo. Questa scrittura, dal punto di vista logico, è più ragionevole per noi, perché noi, il nostro incognito sono i parametri. E in effetti si potrebbe provare che risolvere il problema della verosimiglianza, che è questo termine qua, può essere ricondotto al problema di determinare quali sono i parametri ottimi. Il modo in cui si può fare, molto schematicamente l'ho rappresentato qui, ed è attraverso la regola di Bayes, che non è un teorema, ma è una regola. Allora, se voi prendete questo termine e lo riportate a sinistra avete la probabilità congiunta di che cosa? Di H1, la probabilità congiunta di A e B, che è espressa come però probabilità della serie che ho misurata, marginale, per la probabilità dei due parametri, avendo condizionato i due parametri alla serie misurata. Qui invece ho i valori della serie misurata, che qui ho ulteriormente espresso come un prodotto, avendo fatto l'ipotesi che siano in
indipendenti condizionati ad A e B. Questa è la versione. Se vi ricordate, quando vi ho introdotto il teorema di Bayes, ma sicuramente non vi ricordate perché ve lo leggo negli occhi, vediamo se c'è qualcuno che se lo ricorda. Teorema di Bayes. Beh, il teorema di Bayes in questi momenti è importantissimo ricordarselo per tanti motivi. Se poi qualcuno lo chiama teorema, ma in realtà non è teorema, io spesso a volte lo chiamo teorema. Quando ho scritto la regola di Bayes, ho detto che questa si chiama verosimiglianza, questo si chiama evidenza e questo si chiama distribuzione a priori dei dati. Allora, ma l'evidenza che caratteristica ha? Beh, questa è una probabilità calcolata su degli eventi che già conosco, quindi è un numero, non dipende da parametri, in particolare dai parametri A e B. La probabilità marginale dei parametri, la probabilità di A e B, in generale non la conosco, però almeno potrei farmi un'idea in che intervallo variano A e B. E per esempio potrei dire che questa distribuzione di probabilità, come prima ipotesi, è una distribuzione uniforme. Su che intervallo? Su un intervallo sufficientemente largo. Fatta questa ipotesi, allora provare quali sono i parametri più buoni, qui assegnate le misure, che cosa significa? Significa trovare le mode o la moda di questa funzione bivariata A e B. E per trovare la moda di questa funzione bivariata A e B, quello che devo fare è derivare questa funzione rispetto ad A e rispetto a B e porre la derivata uguale a 0, perché trovo i massimi di questa funzione. Fare la derivata di questa funzione significa fare la derivata di quest'altra funzione, il che significa questo termine qua è una costante, non importa il termine di derivazione. Questo termine non è costante, quindi devo prendere la derivata rispetto ad A e B di questo termine qui, che è appunto la verosimiglianza. E poi dovrei prendere per questo inalterato. Ma questo termine abbiamo detto che lo prendiamo come una distribuzione uniforme, quindi la derivata di questa roba qua è 0 quasi ovunque, salvo nei due punti in cui che sono gli estremi della distribuzione. Ma se questi estremi della distribuzione sono al di fuori dell'intervallo in cui questa curva assume valori positivi, è molto grande, per esempio, praticamente anche questo termine non conta nelle derivate, e quindi fare la derivata della verosimiglianza è approssimativamente fare la derivata della distribuzione dei parametri. So che la spiegazione è qualitativa, comunque ci tenevo a farvela, anche se può sembrare complicata. Nella sostanza, quindi, noi andiamo a considerare la distribuzione dei parametri e andiamo a considerare dove ci sono i massimi della distribuzione dei parametri, e diciamo che i nostri parametri più buoni sono quelli del massimo. La distribuzione dei parametri può avere una forma complicata, e quindi ho disegnata, cioè ne ho preso una a caso da un certo tipo di distribuzioni, e qui c'è da dove le ho prese. Questa è particolarmente complicata, le nostre non sono così complicate, questa è multimodale, come vedete noi prendiamo il massimo. La massima verosimiglianza è quella in cui la verosimiglianza è massima. Allora, per calcolare i parametri di questa curva qua, la sintesi del discorso che vi ho appena fatto è calcolare i parametri di questa della verosimiglianza che è qui. In realtà, fino a che non c'erano tanti strumenti informatici, calcolare la derivata di una produttoria sembrava una cosa disdicevole, un po' più difficile che calcolare una derivata della sommatoria. Allora, quello che
chiama log verosimiglianza, cioè viene applicato il logaritmo alla verosimiglianza. Se noi applichiamo il logaritmo a questa funzione qua, che cosa succede? Succede che io cambio i valori di tutti questi termini qua, no? Praticamente io cambio la scissa qua, l'ordinata, scusate, cambio i valori che metto, i numeri che metto nell'ordinata, però non cambio la funzione in sé, cambiano i valori in cui raggiungo i massimi, ma non la posizione in cui i massimi si trovano. Quindi calcolare i massimi della log verosimiglianza è come calcolare i massimi della verosimiglianza. Applicando le proprietà dei logaritmi abbiamo che il logaritmo di una produttoria è uguale alla somma dei logaritmi. Logaritmo di A per B è uguale al logaritmo di A più logaritmo di B. Questo è scritto. E a questo punto vado ad applicare la mia condizione sui massimi, e cioè che la derivata della verosimiglianza fatta rispetto al parametro A e fatta rispetto al parametro B siano uguali a zero. Che cosa mi producono questo sistema? Che cosa mi produce? Mi produce di nuovo un sistema di due equazioni, due incognite. Le due equazioni, due incognite, abbiamo detto, sono un buon ingrediente per avere delle risposte. Non è detto che ce le abbiamo, ma è possibile, almeno. Le equazioni in questo caso sono non lineari. Allora adesso qui chiamo la variabile x invece di h. La nostra serie è x1, x0. L'equazione di Gumbel la scrivo come p di x di a e b, e alla meno e alla meno x meno a diviso b. E la densità di probabilità è la derivata fatta rispetto ad x di questo. Allora, la derivata di Gumbel è cosa contiene? Beh, contiene tutta la funzione inalterata con un segno meno. Ci posso mettere o non mettere il segno meno a seconda di come considero gli esponenti, ma a seconda di come li considero va su ciascuno dei termini. Questa è la derivata. Devo fare il primo termine inalterato con un segno meno, eventualmente, che poi io qui ho già raccolto. Poi la derivata dell'esponente. La derivata dell'esponente è di nuovo l'esponente inalterato o meno l'esponente inalterato, secondo dove metto il segno meno che c'è. Ed è questo, è la meno x meno b. E poi devo fare la derivata dell'esponente dell'esponente. La derivata rispetto ad x dell'esponente dell'esponente è 1 su b, anzi meno 1 su b, poi i segni qui si compensano e tutti i termini diventano positivi, quindi è b alla meno 1 e alla meno x meno a per e alla meno x meno a. Quindi questa è la nostra densità di probabilità, qui abbiamo discettato l'ora precedente e che adesso vedete scritta. La verosimiglianza della funzione sul campione di n dati, allora, è che cos'è? È la produttoria delle densità di probabilità. Produttoria delle densità di probabilità, quindi cosa vado? All'espressione di ciascuna densità di probabilità vado a sostituire il termine, dove l'unica differenza è che al posto delle x ci metto i valori degli elementi che io ho già misurato. Sono gli x con i, sono i dati che ho già misurato. E questo vi rende evidente che questa funzione è una funzione dei parametri a e b, perché gli x con i sono dei numeri che sono già assegnati. A questo punto vado a calcolare la log verosimiglianza, cioè applico il logaritmo. Il logaritmo risulta come questa espressione, la sommatoria che va da 1 ad n di x meno a diviso b meno b n logaritmo di b meno la sommatoria di e alla meno x meno a diviso b. Ovviamente per chi sta cercando di scrivere le formule,
sempre giuste, ma da dove sono sbagliate, gli errori sono veniali. Ci state mettendo un po' di tempo. Comunque, per vostro godimento, faccio le operazioni di nuovo. Questa è la log verosimiglianza. Applico le proprietà dei logaritmi, qui faccio provo la sommatoria dei logaritmi di P e quindi applico il logaritmo a tutto l'elemento, che è il logaritmo di B per l'esponente per la funzione laterale. Questi li posso considerare come tre elementi di una produttoria A e B e C, quindi è uguale al logaritmo, il logaritmo di quella produttoria è uguale al logaritmo di A per il logaritmo di B più il logaritmo di C, ed è esattamente quello che otteniamo. In più qui dobbiamo aggiungere la sommatoria su tutti gli elementi per ottenere l'espressione della log verosimiglianza. Il metodo della log verosimiglianza, secondo abbiamo detto, si riduce al sistema a trovare le derivate della log verosimiglianza fatte rispetto ad A. Qui ho scritto alfa invece di A. Non è dove. E A. Beh, la derivata rispetto ad A si riduce a questo termine, n meno i che va da 1 ad n di E alla meno x meno A diviso B al quadrato, e questo deve essere posto uguale a 0. La derivata della log verosimiglianza fatta rispetto a B invece a questi due termini che vedete scritti qua, e anche questa va posta a 0. Il sistema quindi è il sistema tra queste due equazioni in cui io devo trovare i valori di A e di B. Che sono queste le equazioni. Le equazioni si possono riarrangiare in questo modo che avete visto qua, in cui qui ho sostituito x barrato indicando il valore medio degli x misurato del campione, quello che altrove ho chiamato anche mu di x. E questo ripercorre quindi tutti i calcoli della costruzione del sistema che andiamo a risolvere. Ora questo sistema è un sistema non lineare, non è solo le due rette, per esempio, in cui so che la soluzione è conosciuta. Quindi come faccio a risolvere un sistema di due equazioni non lineari come questo? Beh, questo magari non è neanche così difficile da immaginarsi come si può risolvere, ma in generale se aveste un sistema di equazioni non lineari, siete degli ingegneri, potete tirar fuori dei numeri che non devono avere l'idea di essere esatti, ma di costituire comunque delle buone approssimazioni a quelli che sono i valori. In effetti, per esempio, noi 3,14, il numero pi greco lo approssimiamo a 3,14 nei nostri calcoli. Abbiamo imparato a fare delle elementari, non sogniamo di andare alla centesima cifra decimale. Anche qui dobbiamo trovare dei metodi approssimati. Metodi approssimati che usiamo nel 2018 sono metodi numerici approssimati. Per risolvere equazioni non lineari con metodi numerici non approssimati, adesso qualche nome vi viene in mente? Due nomi dovrebbero venire in mente. Newton, esatto. In effetti, uno è il metodo della bisezione, più noto, di Eulero, e l'altro è il metodo di Newton, che è più o meno Newton, Raphson, Simpson. Perché in realtà Newton ha fatto un po' di lavoro, un po' di altro lavoro, l'ha fatto Raphson, e il metodo si chiama il metodo di Newton-Raphson, ma quello che ha fatto, che ha chiuso il cerchio, è stato Simpson, sempre nel 1700 e qualcosa. Quindi il metodo di Newton, Raphson, Simpson, si usano dei metodi numerici. Nel caso sfortunato che voi foste nati negli anni 60, come sono nato io, arrivato a questo punto, adesso qualcuno doveva insegnarmi come programmare un metodo numerico
per esempio in un linguaggio che a voi peraltro è noto, il C, che comportava tutta una serie di passaggi molto istruttivi che mi hanno formato dentro nell'anima e nel cuore, nel pensiero, che sarebbe utile con i quali vi confrontaste anche voi. In realtà noi abbiamo già implementato, per esempio Python, che noi usiamo, ha delle librerie in cui questi metodi sono implementati e consistono nel prendere un tasto, ma questo non vi esime naturalmente da sapere, almeno a grandi linee, come questi metodi funzionano. Del resto non sono io che ve lo devo insegnare, voi lo dovete sapere in realtà.